Siamo con l'assessore alle attività produttive che ha partecipato a questa iniziativa di Stop Secret, peraltro attivamente, premiando anche le eccellenze nel comparto del credito. La Lombardia è da sempre una regione trainante di questo paese per l'economia. Ecco, in che modo valorizzate le imprese in termini di eccellenza? Beh, innanzitutto mi permetta di fare i complimenti a Stop Secret perché è stata una serata piacevolissima, ma ricca anche di professionalità, di competenza e dunque di premialità. È la stessa cosa che cerchiamo di fare noi con la regione, mettere a sistema le eccellenze, fare rete, confrontarci con le associazioni, con i corpi intermedi, con i corpi produttivi, perché l'impresa fa economia, l'impresa fa crescita e dunque non va assolutamente demonizzata, ma va salvaguardata per creare quelle condizioni che ci permettano di essere, attraverso le nostre eccellenze, competitivi nel mondo, in un mondo che è complesso, che sta cambiando, i mercati sono tanti e hanno tante ambizioni, pensiamo al mercato cinese, alla Via della Seta, 8.000 chilometri di ferrovia, la conquista dei nostri porti, il mercato protezionista di Trump, voglio dire che c'è un'evoluzione in corso e se noi non siamo al passo con i tempi e con i ritmi, con proposte innovative che partano dalla tradizione ma sicuramente siano capaci di essere innovative, è difficile vincere, nonostante i nostri brand, nonostante i nostri prodotti, queste sfide. Bene, grazie Assessore. Per quanto riguarda invece il credito, questa è un'iniziativa che ruota attorno al mondo del credito, l'approccio al credito, la gestione del credito. Quali sono le iniziative in Regione Lombardia che ha patrocinato questa iniziativa a vantaggio delle aziende? Innanzitutto comincerei col cercare di sburocratizzare il più possibile, snellire i processi autorizzativi e poi riteniamo il credito, le banche, i manager sicuramente un segmento fondamentale insieme alle istituzioni, insieme alle imprese per rilanciare la nostra economia. Dunque cerchiamo di attivare quelle che sono le leve di garanzia, le leve nel rapporto sempre migliore anche formativo verso l'impresa, nel dar fiducia, nel dire che le istituzioni e le imprese di credito sono a loro disposizione. Dunque abbiamo attivato delle dinamiche importanti come Credito Adesso, abbiamo attivato dei corsi di formazione attraverso Union Camere per il credito digitale, fintech, dunque nuovi strumenti e anche rivolgersi a quelli tradizionali, perché in questo momento di crisi socio-economica, perché attenzione che oltre alla crisi economica che noi credo che saremo in grado di superare c'è anche una crisi sociale, dunque anche il credito verso una fascia più debole è assolutamente un qualcosa di significativo e importante, e qui bisogna fare i complimenti perché c'è stata tanta professionalità e tanta visione, c'è soprattutto tanta visione. Grazie, grazie Assessore, arrivederci. Grazie.